Vorrei chiedere al vento di portarti da me. Vorrei chiedere al tempo di fermarsi da te quando passo a trovarti se passa di lì. Tu mi chiedi il paesaggio com'è, ti risponderò niente di che, perché tanto il tramonto è soltanto un tramonto finché non sei qui. Dimmi se tutto rimane per sempre uguale o va bene così. Dimmi che il primo ricordo di me è che il buio da qui. Sole splendente e temperature in aumento. Buona fortuna a chi ama e a chi sogna. L'estate è arrivata, ma l'ora felice inizia quando arriva Lino Polimeni con il suo raggio di sole alla scoperta del Paradiso Calabria. Tutti i giorni in diretta alle ore 14.30 su Calabria TV canale 15. Buona visione, ti aspettiamo, non mancare. Sembra un deserto, la città senza di te. Vento che viene dal mare mi dice che è già primavera ed in un attimo scompare quella nostalgia leggera che mi prende. Porque un lago de pronto se vuelve con ella un océano y el latido del mundo te envuelve por donde va. Come un suono, un silenzio d'estate, le foglie degli alberi. Todo tiene música si está solo con lei. Non importa pioggia o vento, prenderemo quello che verrà. Quando stiamo insieme sento che sono a casa mia in ogni città. Sin un destino, sin un plan y sin complicaciones, iremos por el mundo con strade una canzone, por las calles las canciones. Un día dura apenas un momento, un momento. Cuando estoy con ella se me olvida el tiempo. Perché anche per terra si accende una stella negli occhi suoi. Tutta un'altra musica con lei. No, no. Solo si está. No importa lluvia o viento, lo que tenga que venir vendrá. Cuando estamos juntos siento que estoy en casa en cualquier ciudad. Senza preavviso anticipo, senza destinazione, andremo per il mondo come va. Per le strade una canzone, una canzone. Fino all'alba non dormono, perché la vita è un miracolo da vivere, para vivir. Por ella sé que hoy nuevos amores comenzarán y las guitarras van a tocar. Sotto le stelle una canzone per lei. Pioggia o vento, prenderemo quello che verrà. Quando estamos juntos siento que estoy en casa en cualquier ciudad. Senza preavviso anticipo, senza destinazione, iremos por el mundo como van. Por las calles las canciones. Hey, Italia y Puerto Rico, dame, dame una canción, hermanito. Por las calles, las canciones. Italia, Puerto Rico, no, no, no. Juntos. No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup. Thank you.
Di domenica in giro per la Calabria con la nostra musichetta e il benvenuto a tutti i calabresi in Italia e nel mondo. Grazie.
grazie. È straordinario, guardate. Guardavo prima le immagini che abbiamo girato domenica. Grazie Salvo, intanto Pino Tambasco, Salvo Corigliano. C'è uscire quasi tutti i giorni con una doppia troupe televisiva. L'operatore di ripresa che da terra riprende, intervista. E poi con questo, quest'anno, la novità di Raggio di Sole, questo drone che ci accompagna. Ma avete visto le immagini del castello di La Castella? A parte Scilla, i due castelli, cioè quello di Scilla e quello di La Castella. Guardate che immagini meravigliose. Dopo, quando entra con quella musica, quella di Stevie Wonder, con quelle, ecco, da sogno, abbiamo un territorio neanche sfruttato al 10%. E quando vedi queste immagini, questa è Scilla, questa invece Scilla sabato, domenica, Le Castelle. Guardate qui che immagini, un po' di musica, guarda l'effetto che c'è, grazie, accompagnalo anche. E questo? I just called to say how much I care. La cosa straordinaria, amici miei, mentre io guidavo in qualche maniera, diciamo che sono il regista di me stesso, perché do indicazioni anche su alcune immagini. Per esempio, quando, ecco, guardate questa immagine del drone guidato da Salvo Corigliano, bravissimo, guardate. Guardate che bellezza, guardate che meraviglia. Cioè, visto dall'alto, come apprezzi tu il territorio. E poi un'altra cosa meravigliosa nell'avvicinamento del castello. E poi quando ci passiamo sopra con i turisti. Torno un attimo in studio. C'è quella barca, cioè a un certo punto concludiamo la scheda e la cartolina con quella barca che noi accompagniamo uscendo fuori. Un attimo, ferma questa immagine, torna indietro, fermo. Questa è la cartolina, guardate, fermo immagine, guardate questa cartolina. Io impazzisco quando vedo queste cose. Guardate la barca che guarda i fondali, porta i turisti, guardate dove siamo, paradiso terrestre, la Calabria, e accompagna le immagini. Guarda come si avvicina il drone guida verso il castello di Le Castelle. Guardate che immagine meravigliosa, che quadro, che cartolina, che uno spettacolo della natura. Guarda, ecco, questo è quello che intendo io quando voglio raccontare la bellezza del mio territorio. Guardate quest'altra immagine dall'alto. Oh, signori miei, che patrimonio abbiamo! Ma veramente, poi mi vedo alcuni imprenditori, alcuni politici che sono arrancano, su scasciati, come vi devo dire, non valgono quattro soldi di fronte a quello che abbiamo. E allora torna in studio. E poi, uscendo dal porto, c'è questa, ecco, vedo, vedete, io salutavo da lì, tanta gente mi si avvicinava. Guardate questa immagine anche quando saluto lì dalle Castella domenica, tornando da Crotone, avrete modo di vederla domani questa puntata. E allora esco, facciamo un'ultima immagine, torno, fermiamoci al porto delle barche turistiche, cioè del rimessaggio che c'è della parte turistica del porto. E lì ho detto, mi devi entrare e seguire qualche barchetta. A un certo punto torno in studio, mi becca questa barca, che piano, prima ancora, ecco, ferma. Questo è il porto, guardate un attimo il porto, grazie, regia, questo è il porto, e poi l'uscita. Guardate che meraviglia questa ripresa, impresa diretta, guidata da Salvo e dalla regia di Lido Polimeni. Guardate che immagine, guardate che poesia. Il pescatore che ci guarda e gli dice a quello che ci ha detto, ci stanno riprendendo, ma che vogliono? Sarà la guardia di finanza che ci controlla il pesce? E questa immagine, guardate che il riflesso del sole, una cartolina meravigliosa. Ferma. Tu perché la tagli? Perché chi ti ha detto di tagliarla? Volevo che uscisse la telecamera, torna indietro, non mi fai arrabbiare regista, ma mi fai arrabbiare. Francesco, guarda qua, a un certo punto il drone gli passa di sopra, meraviglioso. Ah, e questa è la televisione che ci piace fare. Scusate, io mi esalto, mi dai il preview? Mi esalto perché lo facciamo con amore, con passione il nostro lavoro. Oggi è la puntata dedicata alla Locride, all'Ocri. L'Ocri perché ho incontrato due amici carissimi, uno è il già sindaco di L'Ocri, il barone Francesco Macri,
e il dottor Ferdinando Monteleone, che vive a Roma, un grande calabrese che ci fa onore a Roma, uno dei più bravi dermatologi lì a Roma, grande anche perché lo definisco un po' il dermatologo dei VIP, di tanti amici che vanno e poi è da tanti anni a Roma, è una persona squisita. Quando l'abbiamo incontrato dice Lino, sono arrivato questa mattina, sono arrivato da Roma e quindi l'ho visto in un paradiso terrestre, in un lido privato lì bellissimo a Locri. Quindi avremo modo di vedere la puntata di Locri e poi abbiamo finito la puntata da Locri, quindi dalla mattina, tutta la giornata, abbiamo finito con il Tanghero, con Soverato, un'altra bella cartolina dove sembra di tornare indietro nelle balere in piazza in Argentina o a Buenos Aires precisamente e di vedere questi maestri di ballo del Tanghero e noi lì incantati più che mai perché poi mia mamma e mio papà amavano il tango e quindi quando vedo questa cosa torno bambino e mi ricordo quando papà e mamma ballava, mamma sempre si trascinava papà perché papà, mamma era più dinamica e allora la cosa meravigliosa che noi raccontiamo in questo territorio per chi ci stima, per chi ci vuole bene, perché vedete la mia carica deve essere per voi, abbiamo un territorio meraviglioso spesso in mano ad incapaci, incapaci che possono essere imprenditori, ristoratori, albergatori, politica, sindaci che qualcuno non vale, qualcuno vale e quindi cercate di capire, noi stiamo ancora arrancando su alcune situazioni per colpa dell'uomo. Il Signore ci ha donato, perché quando si dice il Signore dà il pane a chi non ha denti è un detto che va bene così. Andiamo in pubblicità, poi torniamo, vedete io quando guardo lo scenario, perché poi io mi incanto, no? Alto posto meraviglioso. Allora, torniamo in studio, grazie regia, andiamo in pubblicità e poi partiamo con la trasmissione. Quindi Locri e poi da Locri saltiamo a Soverato, due pezzi, due servizi stupendi che vi danno l'idea del racconto in tempo reale, immediato, per chi non esce, non si muove, ma anche coloro che vivono di impresa turistica vogliono capire qual è la situazione e il polso della situazione in giro. Non è facile, oggi credo che sia, non voglio sbagliarmi, ma noi ne abbiamo titolo per dirlo, perché siamo tutti i giorni sulla strada, tutti i giorni incontriamo imprenditori, tutti i giorni andiamo nelle località turistiche. Credo che una stagione così non si ricorda negli ultimi 20 anni. Peggio di così non poteva andare, perché turisticamente mancano, cioè in molte località mancano i turisti, c'è qualche calabrese di ritorno, ma è drammatica l'assenza dei turisti, non si vedono turisti. E poi quando vedi qualche movimento il sabato e la domenica sono gli stessi calabresi che si organizzano in alcune località e pensi che c'è movimento invece sono solo gente locale. Pensate che alcuni ristoranti, alcuni alberghi, alcune località importanti alla Calabria dice se non fosse per i miei clienti invernali, quelli che abbiamo tutto l'anno, quest'anno sarebbe stata veramente drammatica. Al 3 al 4 di luglio, voglio dire, ancora siamo al palo. Speriamo bene che questi 20 giorni, perché chi ha fatto investimenti importanti, turisticamente parlando, investito per questa stagione, sta raccogliendo la rete senza pesci, senza frutto. Andiamo un attimo in pubblicità, poi torniamo, grazie. Magna Grecia Film Festival, 16ª edizione. Dal 27 luglio al 4 agosto 2019. Festival delle opere prime. Catanzaro, Area Porto. Direzione artistica, Gianvito Casadonte.
she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. Expert Carbone offre ai propri clienti prodotti delle migliori marche nei settori dell'informatica, telefonia mobile, TV, smart TV, grandi e piccoli elettrodomestici per la casa, la cucina e la cura della persona. Expert Carbone è presente a Crotone e Reggio Calabria. A Reggio Calabria con un innovativo store di 1000 metri quadrati, l'unico tecnologicamente all'avanguardia. Infatti basta toccare il display touch. In automatico, oltre al prezzo, ti apparirà la scheda tecnica del prodotto esposto. Expert Carbone offre un accurato e competente servizio sia nel momento dell'acquisto che nella fase post vendita, grazie a uno staff giovane, attento e altamente qualificato, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Gli esperti hanno selezionato solo il meglio del mercato. Sfoglia il volantino sempre aggiornato, scegli i prodotti più adatti alle tue esigenze e scopri le tantissime offerte che Expert Carbone ha pensato per te. Expert, gli esperti sempre con voi. Expert Carbone ti aspetta a Reggio Calabria presso Parco Commerciale Maxi Brico, Viale Calabria 356 e Crotone, Strada Statale 106, chilometro 245, località Passo Vecchio. Ci trovi anche online. Visita il nostro sito web expertcarbone.expertonline.it e le nostre pagine Facebook Expert Crotone e Expert Reggio Calabria per rimanere sempre aggiornato con le nostre grandi promozioni. Alcune combinazioni possono essere deliziose. Altre possono essere, oh cielo, rischiose. E alcune cose semplicemente combaciano alla perfezione. Come il metano e la benzina. Scopri l'unico SUV a metano per andare più lontano consumando meno. Nuova Seat Arona TGI, tua da 159 euro al mese. Per te che ami i sapori della cucina italiana, tutti Toma o zucchine? Toma e zucchine. E per te che ami le sorprese, ma dai, giallo zafferano e McDonald's. Per te che lo cucineresti proprio così, pollo italiano, potrei farlo anche a casa. E per te che così non lo prepareresti mai, ma come fanno a farlo così buono? Scopri le McChicken Variation, la cucina italiana di giallo zafferano e il tocco inconfondibile di McDonald's. Cosa cerchi da me? Non l'ho capito, io ti ho dato il mondo, ma cosa cerchi tu? Voglio l'amaro del capo, 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 l'amaro del capo, l'amaro del capo, l'amaro del capo, spettacolare ghiacciato! Eccomi in studio in diretta, partiamo di nuovo, ritorniamo anzi precisamente perché abbiamo registrato delle cose già da venerdì. Per esempio c'è stato l'evento anche di Ciccia, Ottica Ciccia, che manderemo in onda mercoledì. Poi abbiamo, visto che era in pubblicità, ma volevo ricordare alla regia che ieri sera è finito il Magna Grecia Film Festival e la giornalista Cassandra Porcini sta preparando un mega speciale che credo vedremo mercoledì, quindi il mega speciale lo vedremo mercoledì. Quindi abbiamo tante cose, abbiamo raccontato anche nel contesto della città che stiamo raccontando a Mantea, un signore di un Lido, Lido Azzurro di Mantea, ci ha raccontato gli anni straordinari, la movida, i grandi spettacoli tra gli anni 50, 60, 70 e 80, bellissimo. Avremo modo di vedere come sempre, non ho capito, collegati, ah sono collegati, ciao Ferdinando. Ecco, ci sei, io, allora ti saluto se sei collegato. Volevo salutare il dottor Ferdinando Monteore, grande dermatologo, che noi salutiamo affettuosamente perché quando sono stato lì a Locri, dicevo sabato, abbiamo trovato a un certo punto, chiamo questo il dottore e dice sì, Marino, vieni, ci devi raggiungere, dove siamo? E dove? Erano a Portigliola, Portigliola
pensate che fa comune, fa 600 abitanti, ma è un comune attaccato a Locri, cioè finisce Locri, seguito da Portigliola, dove ci sono anche i reperti, le scoperte, no? Della Magna Grecia, antica Roma. Ma la cosa è che poi noi abbiamo scoperto lì, entriamo dentro questo lido, ed è una pineta meravigliosa, che tra l'altro fa parte di Calabria Verde, andiamo dentro, dentro c'era questo lido, una cosa bellissima, mare, spiaggia, tutto incontaminato, perché lì non ci sono fabbriche, non c'è niente, è rimasto come... Perché è rimasto lì quella zona come 40 anni fa, 50 anni fa, la stessa maniera. E allora, ecco, ci sta seguendo, salutiamo. Quindi sono tutti lì davanti al Lido, il Lido che ci ha ospitato sabato, che noi salutiamo i titolari e salutiamo. Se mi dai anche il nome, come si chiama il Lido, non adesso in questo momento non mi ricordo, però abbiamo delle immagini. Ce l'hai delle immagini del Lido? E così poi mando il servizio. Ce l'hai così? Una chicca quando ho intervistato i quattro, Vanni, so che sei sempre, Vanni o Francesco, chi è in regia in questo momento, se mi dai, eccoli qua, guardate qua, guarda che simpatico, guarda lì, questo è il sindaco di Portigliola, accanto c'è il dottore Monteleone, poi c'è Francesco, il barone Francesco Macchi, poi c'è il figlio del titolare o della titolare del Lido, però poi abbiamo incontrato, se tu fai vedere un po' più avanti, ti dico le immagini, c'era Luca, un signore simpaticissimo che è arrivato dopo, l'abbiamo preso dopo, vai avanti ancora l'immagine, un signore che faceva footing, ricorreva, tra poco, eccolo qua, guardate che personaggio, vai dietro, fai un fermo immagine prima, no, dopo, c'è un signore che si aggiunge a quelli che vedi, se non c'è devi andare avanti e trovare un signore in costume, ecco, più avanti, grazie regia, grazie ancora un po', vediamo se riesce ad arrivare e si ferma, così facciamo vedere questo signore, vai più veloce, grazie. Allora, vediamo un attimo se c'è questa immagine di questo signore, vai ancora avanti, grazie. Eccolo qua che arriva, va bene, dopo domani, vediamo. C'è un signore che, eccolo qua, questo signore è simpaticissimo, guarda un po', credo si chiama Luca, a un certo punto, guardate, lui è Luca, no, a un certo punto a Luca gli stavo raccontando quella del film di Troisi, vi ricordate quando nel film Troisi gli disse qua alla fidanzata se... dobbiamo fare un bambino, ci mettiamo, dice, la fidanzata dice, ci mettiamo il nome Massimiliano, e invece Troisi dice no, non ci mettiamo Massimiliano, perché se dobbiamo rimproverarlo, prima che quando dice Massimiliano, corre, è andato via, invece gli mettiamo... Io è Ugo nel film, io ho detto che era Luca e invece poi mi hanno corretto. E lui è Luca, un personaggio importante, simpatico, lì di origine calabrese, perché c'è sempre il sangue calabrese, però poi avete modo di vederlo tra poco. Andiamo in studio allora, partiamo subito con la puntata, andiamo a Locri, tutti i giorni 14.30, 16.30, replica mezzanotte da lunedì a giovedì, in Piemonte, in tutto il Piemonte alle ore 21, in streaming www.calabriatv.it, clicca, guarda la TV. Buona visione con l'appuntamento più importante e più popolare della Calabria. Tra poco! Non vivo più senza te, anche se con la vacanza in Salento prendo tempo dentro me. Non vivo più senza te, anche se una signora per bene ignora le mie lacrime. E le mie mani va su, la sua bocca punta sempre più a sud, e la mia testa fa no signora no, mi piaci, no signora no, mi piaci, no signora no, ti prego, no signora no, non vivo più senza te, anche se tanti papaveri rossi come sangue inebriano. Non vivo più senza te, anche se la luce cala puntuale sulla vecchia torre a mare. Sarà che il vino cala forte, più veloce del sole. Sarà che il sonno è come un dolce che non riesce a evitare. Sarà che ballano sta pizzica. No signora no, mi piaci. No signora no, mi piaci. No signora no,
mie mani, le mie mani va su. La sua bocca punta sempre più a sud. E la mia testa, fa. No signora, no, mi piace. No signora, no, mi piace. No signora, no, ti prego. No signora, no, succedono le cose, poi succedono. Il mondo è un buco piccolo, ci si ritrova. Anche se con la vacanza in Salento ho fatto un giro dentro me. Non vivo più senza te, anche se la solitudine è nera e non è sera. La solitudine è sporca e ti divora. La solitudine è il suono che si sente senza te. Chi ci guarda è inizio settimana, buon pomeriggio, siamo al Cactus, così è, perché poi siamo nella Locride, siamo sul lungomare di Locri. Io non sapevo che questo lido è nato nel 1994, 26 anni. David o Davide? No, David. Vai da Davide, sì, da Davide. Senti, intanto di fronte a quello che sta accadendo, mese d'agosto, è entrato, giornata splendida. Ecco, vorremmo capire un attimo su che cosa è basato, principalmente sui locali, il turismo, presenza ai locali? Sì, nettamente. Vabbè, questa realtà del Cactus, come quella di Locri, è basata principalmente sulle persone del posto e poi dei parenti che comunque vengono dal nord Italia o dall'estero. Dall'Italia vengono qui a fare le due settimane, tre settimane. Quindi diventa un punto di riferimento. Turismo vero e proprio, no. non ce n'è, per cui la flessione che magari si è verificata nel resto, in altri posti, si è sentita cioè, qual è il problema? Leggermente. Insomma, se parliamo di Diamante, Pizzo, hanno flessioni 30-40% o Soverato, manca il turista vero e proprio, perché praticamente voi lavorate tutto l'anno. Mi pare che tu hai un altro locale d'invernale, si chiama sempre Cactus. D'inverno, Winter Cactus. Ecco, Cactus nasce il suo nome da una serata di Cactus. Per non dire un'altra cosa. Senti. Infatti doveva nascere come Club del Cactus. Club del Cactus. Era troppo tendenzioso. Allora tendenzioso perché è il club del Cactus. Senti, poi al di là di questo noi ti conosciamo da anni. Fai un'ottima ristorazione sia d'inverno che d'estate. Ecco, ormai è 26 conosco, anni che... Ma mantenere questa qualità, ecco, questo livello, ecco, mantenere la linea. Difficile. Sì, difficilissimo. Molti sacrifici, non puoi, devi essere sempre sul pezzo come sì. Si suol dire, non ti puoi distrarre un attimo, devi avere sempre un'ottima qualità, ottimo personale. L'arte dell'aranciarsi non paga. No, assolutamente. Non... Senti, molti purtroppo questa cosa non ce l'hanno, o meglio, c'è un costo che sa il personale che è notevole. Queste cose magari uno le impara anche con il tempo. C'è una persona che inizia questa attività dopo l'anno, dopo i due anni, magari si accorge poi un po' più in là, insomma, di quelli che sono i punti focali sul quale deve porre l'attenzione. Senti, l'estate straordinaria, l'unica bandiera blu purtroppo è Rocella Ionica in Ancalà, in provincia di Reggio, 11 sono le bandiere blu, ma avete un mare splendido. Siamo a 15 km da Rocella. Sì, avete un mare, sì, cambia poco. Cioè, la stessa cosa, il mare è quello. Senti, po' di ponente. Avete un mare splendido. Sì, anche perché questo, il fatto di non essere inquinato, perché mancano le fabbriche, è rimasto un po' tutto come 30 anni fa qua, alla fine. Sì. C'è qualche giorno un po' di mucillagine, però sì.
sono cose naturali, insomma. Ecco, chi viene qui in pratica è il punto di riferimento, quindi ritorno, abbiamo i calabresi di ritorno dal Piemonte, dalla Lombardia, sì, dalla Francia, Germania, America, spesso bene, anche dal Canada. Ora questa è la l'80%, l'85%, però c'è un 15% di persone che comunque vengono a passare la settimana, i 10 giorni, e sono i turisti, insomma. Davide, ascolta, la parte ambientale, perché purtroppo c'è questa nomea della Ionica, della Locri, l'abbiamo cancellato o rimane sempre secondo quello che sono i parametri di un turismo a 360 gradi? Ma sta cambiando un po', sì. Io sono molto positivo, altrimenti non farei questo. Anche perché è un lido qui, e sono sempre in attività, nel senso che il locale invernale è stato aperto in funzione sempre del turismo. E questo lido, questo stabilimento balneare, non è lo stabilimento balneare di 3 anni fa, di 5 anni fa, di 10 anni fa, è sempre in movimento, insomma. Cioè si lavora sempre per cambiare. E ci si migliora, c'è uno sviluppo. Ecco, al di là di questo vediamo che offri anche dei servizi qua. Se parliamo di un ombrellone con 2 sdraio, quanto siamo? Sui 15 euro? Sì, dalla terza fila in poi 15 euro. Parliamo di una giornata. 20 euro, sì, 20 prima euro fila. Prima fila, 18 la seconda. Diciamo che rientra sempre quello che, i prezzi sono questi, negli ultimi anni si mantengono questi prezzi. Sì, sì, sì. Ecco, sì. Parlando di zone, valutando un po' il territorio, chi ti segue, chi viene qui, il cliente che viene, qual è il come vi premia al di là della qualità del mangiare? Proprio per i servizi? Allora, noi ci indirizziamo soprattutto verso le famiglie, fino a qualche anno fa ai giovani, ora è cambiato un pochettino. Quindi la famiglia? Sì, la famiglia, per cui abbiamo un campo estivo per i bambini, abbiamo il mini club, le docce calde per i bambini. Insomma, ti sei concentrato, specializzato sulle famiglie, sì, al contrario della playa che ha deciso di fare i giovani. Sì, ma è giusto che ognuno... Quindi hai dato i giovani, hai lasciato giovani. Sono cresciuto, per cui... È vero, perché tendenzialmente forse trascinavi prima gli amici, i coetanei. Fino al 2008 abbiamo fatto le feste. Mi ricordo. Sì, adesso ti sei party, forse perché nasce un'esigenza, perché vivi tu anche da famiglia questa esigenza. Certo. Quindi ti il locale cresce col titolare, con la persona che lo gestisce. Senti, allora noi ti ringraziamo anche perché il comune di Locri, questo Giovanni Calabrese, sta andando bene come sindaco? Benissimo. Si sta muovendo bene? Sì. Anche perché è il secondo mandato? Sì. Speriamo che ce ne siano altri due. Ah sì, certo, perché poi... sicuro, deve esserci. Voglio dire, anche perché se tu fai il sindaco hai bisogno almeno di 10 anni per poter sviluppare... Il primo mandato è difficile mantenere... Il secondo cominci... Sì, il secondo inizia a vedere un po' di risultati, poi il terzo in scioltezza. Senti, di che cosa vive la città di Locri? Cioè i tuoi clienti invernali? Cosa dovrebbe vivere di turismo, perché però, abbiamo il mare, abbiamo anche gli scavi, abbiamo... Sì, abbiamo la parte culturale che è importante come in nessun altro posto della Calabria, forse d'Italia. Mancano i collegamenti? Secondo me mancano più le infrastrutture. Collegamenti, se vuole raggiungere un posto, vai in capo al mondo a raggiungere. Io quando vado in ferie non puoi raggiungere un posto. No, raggiungo il posto anche dopo una giornata, però so che poi trovo i servizi e sono contento. Il viaggio non mi risulta faticoso. Non è un peso, perché l'obiettivo è quel punto. Però le persone poi arrivano qui e non trovano dove dormire. Ma anche gli alberghi. Magari... Senti, lo sai cosa ho detto io in questi giorni? Coraggio di Sole, programma popolare che da tanti anni va in onda, prima che nascesse anche il tuo Lido. Siamo da 28 anni con questo programma storico che racconta il territorio. Quando io parlo di Catanzaro Lido, di Soverato, parlo della Ionica, no? In generale, quindi scendendo sulla Locri, non possiamo lamentarci se Catanzaro Lido e Soverato hanno 500 posti letto, 1000 posti letto. Non puoi parlare di turismo. Se poi ti mancano le strutture, è normale. Vieni qua, dove dormo, cosa faccio? Perché no? Allora, tutti costruiscono palazzi e ville, ma non si costruisce un albergo, una struttura alberghiera. Perché? È un discorso lungo questo. No, non riesco a trovare risposte.
Perché, scusa, ci vogliono degli investimenti importanti, e gli investimenti importanti uno magari li va a fare in altri posti. No, un attimo, però l'investimento importante per le ville lo fanno, per i palazzi lo fanno. Cioè, se c'è il problema ambientale, come qualcuno può pensare, il problema ambientale c'è per le ville, per i palazzi, ma anche per la costruzione alberghiera. Quindi è una volontà e non si vuole investire sugli alberghi? No, secondo me non si vuole investire, non si riesce a investire, si ha paura di investire. Quindi paura di poter... I commercianti non siamo in tanti qui, i commercianti che hanno attività alberghieri grosse. Sì. Dice, cioè, chi investe un progetto del genere? È un rischio. Rischio di impresa? Rischio di impresa, sì. Quindi vuoi dire che è un rischio di impresa in Calabria, a Locri. Doppia. Cioè io se ho... 2 milioni di euro da investire. Immagino come possono pensare altri imprenditori. Se ho 1 milione, 2 milioni da investire, magari li vado a investire a Roma, a Milano. A Roma, a Riccione. Ho capito. Cioè, sai cosa mi ha detto? Non ti dico il nome del grande albergatore, però ti dico cosa mi ha detto un grande albergatore che ha una grandissima struttura. Dice: io non investo neanche un centesimo. La prossima volta che voglio investire 1 milione di euro o 2 milioni di euro, vado a comprarmi un albergo, dico un palazzo a Roma, e faccio B&B e vivo di rendita tutto l'anno. Ecco, siamo ridotti così? Perché siamo ridotti che investono in questo territorio solo chi lo ama. Chi lo ama. Noi siamo rimasti in Calabria. Sì, infatti. Io sono un sentimentalista, per cui... Beh. Siamo due, ho capito. Fin quando riesco... Lui parla della garanzia, cioè investe lì a Roma, dice non voglio più problemi, voglio B&B, ha capito cosa dice, non ho problemi di investire qui in Calabria, ma non risponde il territorio per come voglio io. Allora a questo punto vado a comprare 10 stanze per fare B&B e vivo di rendita con le gambe senza problemi. Senza niente, senza pensare. Senza pensare, perché quelli camminano da sole. Parliamo di Roma, perché tu sai quello che è il movimento... Roma, per dire Roma, Milano, Riccione, per dire posti rinomati. Davide, io ti ringrazio. Il signore ha bisogno di qualcosa? No, pensavo che avesse bisogno di qualcosa, è andato Romano. Via. Romano di Roma. Di Roma. No, di Locri. Romano di Locri. Senti, io ti ringrazio, noi continuiamo ancora. Da Locri, oggi possiamo dire che ufficialmente è partito il mese d'agosto, perché ancora partito. Sì, questo sì, è il weekend, giusto? Sì, sì. Speriamo bene. Per 20 giorni buoni. Fino al 20 agosto? Fino a fine agosto, dai. Vabbè, fino a fine agosto. Che il tempo sia con noi. Che il tempo sia con noi. Grazie da Locri. Il Cactus, prima com'era il club del Cactus? No. Invece solo Cactus. Grazie Davide, gentile. Ciao. Continuiamo il percorso. Immagini da questo lido e il percorso per Locri. Grazie. Soldi per sentirmi più leggero. Nuovo show, spettacolare, su un'isola di plastica in mezzo al mare. Faccio 1000 foto ma il vestito uguale. In 15 secondi ci si può annoiare. Non mi ricordo più che cosa devo fare. Ci sto prendendo gusto col dimenticare. Senza problemi, senza pensieri. L'insalatina per restare leggeri. Senza problemi, senza pensieri. La posto oggi ma è una foto di ieri.
continua il nostro percorso, ma continua con una scoperta, perché poi al di là di quelle che sono i lidi, che sono le bellezze del territorio, la parte quasi selvaggia anche del territorio, perché poi se tu parli di questa zona dove le infrastrutture non ci sono, ci sono problemi di posti letto, e il problema si pone anche perché il 10 di agosto arriva Giovanotti a Roccella e lì mancano i posti letto, addirittura dormono in spiaggia con i sacchi a pelo o in barca all'interno del Porto delle Grazie, e questa cosa ci fa male di fronte ai 15.000 posti letto di Praia a Mare, dove il 6 e 7 è sempre Giovanotti, ma lì il problema non sussiste. Fernando è Montelio, famoso dermatologo di prestigio, ma anche quando viene qua si lascia andare alla cucina calabrese tipica della pasta piena, e ne abbiamo un esempio immediato, perché sei arrivato oggi, già ti sei caricato una parmigiana, una pasta piena. Cosa hai mangiato? No, veramente oggi ho viaggiato durante l'ora di pranzo e quindi mi sono riservato per questa sera, arrivato... perché andremo con l'amico Francesco a mangiare qualcosa. Senti, qualcosa, sei arrivato, e sei arrivato subito qua. Sì, sono arrivato subito qui perché, come vedi, questa è una grandissima oasi, un'oasi di salute, un'oasi di mare, un'oasi di giovani, perché è piena di giovani. Devo dire che quest'anno i giovani sono in prevalenza rispetto alle persone più giovani e meno giovani. Le famiglie. Senti Francesco, già sindaco di Lochi, insieme a Carlo Bruno Longo, che tra l'altro mi sembra che stai giocando nel contesto degli arbitri. C'è questo amore verso l'arbitraggio. Bene, un attimo. Adesso, anche perché qui sei titolare, mamma ha lanciato l'arbitro, quindi eventualmente se sbagliamo, cartellino rosso o giallo di pelle. Francesco, già sindaco di Lochi, la cosa che mi fa piacere quando incontro il barone Macri, perché adesso problemi di soldi, di pila, non ce l'ha. Certo, naturalmente. Lo sbaglio. No, potremmo dire che ogni granello di sabbia. No, perché l'ultima volta che sono stato a Giulio Saioli, che ho detto, lei che conosce il barone, chissà se ci regala questo palazzo vicino alla... Non glielo regalo. Non glielo regalo. Senti, barone, ascolta, già sindaco, prima di tutto amico, perché poi sono tanti anni. Poi mi piace di Francesco. Il miglior conduttore. Grazie. No, mi piace, ci incontriamo in giro al Vinitaly, perché lui si interessa anche di vini e agricoltura, legato al territorio, già presidente della... Ora presidente. No, presidente del GAR, ma prima... No, prima ancora... Confagricoltura, hai visto? Quindi conoscevo come presidente Confagricoltura, adesso presidente del GAR. Sì. Un territorio meraviglioso, bellissimo, dove noi fra l'altro siamo rimasti a 30 anni. Il comune di Portigliola, che fra le altre cose ha anche il teatro greco-romano di Locri. Sì, ma fa comune Portigliola? Sì, incredibile, uno dei comuni da 600-700 abitanti. Fa comune Portigliola, sì. Ero convinto che era una frazione di Locri. No, è un comune a sé. Chi è il sindaco? È Rocco Luglio. Lo chiamiamo Rocco? Rocco lo chiamiamo subito, un commercialista che fra l'altro sta a Roma. Beh, sta a Roma e fa il sindaco. Fa il sindaco. Questa è meravigliosa. Senti, Francesco, abbiamo un territorio, è un'espansione meravigliosa, un mare che non è inquinato, un mare splendido che si trascina la bandiera blu di Roccella Ionica, che lo prende da 17 anni in maniera consecutiva. La potrebbe prendere tutti la bandiera blu qui. Basta fare solamente le domande. Le domande. Vorrei dire. Però bisogna dare anche i servizi. Bisogna dare i servizi. Ci deve essere la differenza di spiaggia. Ma i posti letto non ce l'ha nessuno. I posti letto come dicevi tu prima. No. I pochi alberghi che c'erano qua hanno chiuso, gli ultimi a Gerace quest'anno. Perché? Perché è un posto senza economia, dove il turismo dura un mese l'anno, e invece potrebbe durare quasi tutto l'anno. L'estate lo sai che è partita oggi, molti. Per voi, per sì, ma finirà fra 15 giorni. No, ma questo è il problema, il dramma del mese di luglio, in tutta la Calabria c'è stato l'economia che non va, che non tira, molti turisti non stanno arrivando, molti locali. Ma poi i turisti, la maggior parte dei turisti sono turisti di ritorno del posto, non abbiamo, e fra l'altro chi viene qui resta incantato da questo posto e torna. Noi abbiamo avuto delle comitive di svedesi quest'anno che hanno prenotato per l'anno prossimo, il problema vero è che non ci arrivano, bisogna portarli qua. E bisogna portarli qua però facendo una politica diversa, facendo strutture,
parlando di questo posto in modo positivo come fai tu e non in modo negativo come fanno i giornali. Raccontiamo l'estate perché poi è normale, poi se ci parliamo della parte ambientale con quello che è successo in questi giorni qui a Locri, con quello che è successo alla politica 3 giorni fa e tutto quello che è il disastro dei mass media nazionali, non ci danno un centesimo per il territorio. Questa è la, perché noi ci sforziamo a raccontarlo in positivo. Abbiamo posti, credo, tu mi insegni che vivendo a Roma, raccontando il territorio, ne parli col cuore, ma spesso poi ti devi arrendere su quella che è la realtà. Certo, questo sicuramente. Siamo un pochino, tra le altre cose, devo dire che questo versante, il versante ionico, è molto più penalizzato rispetto al versante tirrenico. Sì, assolutamente sì. Voi per tanti altri servizi che sono venuti meno in questi anni. Quindi però la bellezza e la natura, della natura, le presenze ci sono sempre perché la bellezza, il luogo attira e quindi il mare è sempre bello e pulito. Abbiamo tante altre cose dall'archeologia, dall'arte, dalle chiese che naturalmente, diciamo così, creano un richiamo anche per il turista. Siamo molto frenati però. Allora, non è un problema ambientale, perché la parte ambientale, se Soverato ha lo stesso problema delle infrastrutture di alberghi, Catanzaro Lido ha lo stesso problema, però costruiscono centinaia di ville e palazzi, se fosse un problema ambientale non ci fosse, cioè non c'è neanche la costruzione del palazzo e della villa, sei d'accordo? Sì e no. Sì. Cioè, sulla struttura alberghiera ci può essere il problema ambientale e sul palazzo delle ville? No, certo che no, però la struttura alberghiera non è una questione di ambiente, chiamiamolo così, è una questione proprio perché qua i turisti non arrivano. Non arrivano? Non arrivano, e se arrivano stanno 10 giorni. Dieci giorni. Invece noi dovremmo fare in modo che qui si destagionalizzasse, cioè la stagione può durare 6 mesi, 4 mesi, va bene, ma non 20 giorni l'anno. 20 giorni qui vuol dire che chi mette in piedi una struttura come questa, che ogni anno viene smontata, fa i conti veramente al millesimo per riuscire. Cioè, se esce con le spese è già un successo. È un buon successo. Senti Francesco, tu sei stato sindaco che anno di Locri? 2006-2011. 5 anni pieni, sì. Nei 5 anni che hai fatto il sindaco, ti sei reso conto del limite legato alle infrastrutture? Ti sei reso conto degli incontri con il presidente Scopelliti all'epoca, oggi Oliverio, o chi? Loiero nel passato? Tu eri con Loiero? Loiero e Scopelliti. Loiero e Scopelliti, ma cioè, tu hai parlato con loro dicendo guarda che noi sul territorio. Non hanno fatto niente nessuno dei due, per la verità. Nessuno, neanche questo attuale. Né Loiero né Scopelliti, nessuno. Perché questa zona rimane così? Ma tutta la Calabria, cioè, vorrei dire. No? La parte ionica, come diceva forse Ferdinando, la parte della Locri è ancora più penalizzata rispetto al resto della Calabria, perché è lontana dalle comunicazioni, l'aeroporto più vicino è Lamezia, perché Reggio non è un aeroporto. Non funziona Reggio? Qualche volo al giorno, appunto. Quindi poca roba. Treni non ci sono più. Ah, perché non c'è neanche il treno? C'è questo trenino che va sulla Ionica, però i treni a lunga percorrenza sono stati eliminati. Quindi rimane un posto vergine, un posto selvaggio degli anni 60-70, è rimasto tutto così qua. È rimasto tutto così. La bellezza del posto, sì, c'è. Rimane tale la bellezza, perché forse. Per il barone dice a questo punto è meglio così, sì, quantomeno non è inquinato. Da una parte sì, da una parte può essere positivo, dall'altra parte però le potenzialità sono enormi. Per cui guarda che spiaggia. Senti, e ci sono soltanto questi. Stiamo vedendo già le immagini che la regia ci sta mandando. A proposito, fammi capire una cosa. Quel cantante un po' così che era in aria, che poi adesso è diventato uno dei più famosi e più gettonati. Dammi il nome dell'artista. Marco Mengoni. Mengoni, ma sempre cliente tuo? Sì, ci vediamo pochissimo però, perché naturalmente lo sai che questi personaggi hanno momenti. Sì, no, hanno a parte i momenti, ma sono iper impegnati. Quindi soprattutto d'estate con tournée infinite. Senti, come si vede la Calabria da Roma? Vabbè che lì sono 300.000 calabresi. Si vede abbastanza lunga. Si vede abbastanza lunga, però si vede bene, perché secondo me ci sono delle caratteristiche della Calabria e anche dei calabresi che fanno bene in Italia e a Roma. A Roma, ma non in Calabria, perché sembra che spesso in Calabria siamo destinati. Carlo Bruno Longo, bene, arbitro di? Sezione di Locri. Sezione di Locri, cosa stai abitando in questo periodo?
No, questo periodo, cioè questa 2019-2020 cosa? Campionati di promozione eccellenza Calabra. Ah, promozione eccellenza significa che è il top della regione. Sì. Poi alla fine c'è il passaggio. Esattamente. Se ne conosco uno arbitro che sta arbitrando in questo momento la Lega Pro, Giovannino Giovanni di Catanzaro, Nicoletti, caro amico Nicoletti, l'avvocato Nicoletti. Sì, caro amico. Tra l'altro lui continua. Un grande talento soprattutto. Bravo come arbitro. Sì, bravissimo. Salutiamo Giovanni Nicoletti che è arbitro della sezione di Catanzaro Lega Pro. Lega Pro, esattamente, sì. Gira tutta l'Italia, è riuscito con tanta passione, perché per fare l'arbitraggio bisogna avere tanta passione, a raggiungere questo suo grande traguardo, perché arrivare in Lega Pro è un grande traguardo. Significa che può continuare il suo percorso. Assolutamente, se B e A, lo spero per lui che possa continuare questa sua grande carriera. Bene. Grazie, senti Francesco, noi dobbiamo, intanto stiamo riprendendo e stiamo vedendo la località, qui, sì un attimo, sì, chi è? Buongiorno, ciao, vieni qua, vuoi il microfono? Non vuole il microfono, c'era Loris per caso che passava di qua, che passa da Catanzaro qui per caso a Locri, al Lido, come si chiama questo Lido? Loa Beach Club. Loa Beach Club, vieni avvicinati, scusa Francesco, dai un po' di spazio, dai spazio, dai spazio. Sì. Tu l'hai creata tu questa qua? Sì, l'ho creata io da qualche anno e ogni anno rinnoviamo i colori. Quindi fai capire, i regali queste ragazze. Sì, certo, le do a questi ragazzi che meritano tanto. Senti, frequentate da ragazzi? Sì, è un posto. Organizzate anche la sera? Certamente, ogni tanto si organizza. Una per il pranzo, una per il cena? Esattamente, queste sono le cose che fanno venire i ragazzi, soprattutto perché qui chi viene si sente a casa e questo è l'obiettivo, di far sentire ogni persona di ogni età a casa sua, e fortunatamente ci stiamo riuscendo, anche perché le persone riscontrano questo. Senti, fammi capire, perché poi ci sono le varie, ecco, cioè il meno giovane, colui che il quale vuole stare tranquillo, non c'è più quell'animazione dove tu sconvolgi in qualche maniera la tranquillità, no, perché anche i giovani vogliono, esatto. Ecco, cosa è tendenzialmente che vuole il ragazzo che viene lì oggi? Libertà, il potersi divertire senza creare nessun problema ad altri. Alla fine il ragazzo, se ha la possibilità di divertirsi, difficilmente va a creare problemi ad altri, ed è quello che fortunatamente si riesce a creare, ad esempio con un campo da beach. Stiamo riprendendo già in onda, guarda, lo stanno già vedendo. Con un campo da beach i ragazzi vengono qui apposta per giocare e per stare, per sentirsi liberi. Ma ecco, esempio, mantenendo la tranquillità di figli tutti. Di professionisti che frequentano l'università, quindi gente che... Il periodo in cui finiscono gli studi per poter scendere e venire appunto qui e stare tranquilli. Portigliola, senza disturbare nessun altro. Dove rimane Portigliola? Ha 3 km da Locri, perché fa comune, io non lo sapevo, perché poi... Una parte della zona archeologica di Locri. Diciamo, perché noi abbiamo la parte straordinaria, una volta mi hai portato tu a fare questo giro, ecco, per chi ci segue in Italia all'estero. Gli scavi di Locri sono in comune di Locri, il teatro greco-romano è a Portigliola, è nel comune di Portigliola, è anche metà della città. Che però non è scavata. Perché Locri, il 10% di Locri è scavato. Il 10%? Sì. Immagina tu cosa c'è qui sotto. Pensa che c'è sotto, eh? Potremmo scavare. Potremmo iniziare a scavare. Il punto è che mancano le risorse. Anche qui, in effetti, questa parte qui era il porto dell'antica Locri. Portigliola. Portigliola. Ecco, poi questo ci trascina, perché all'epoca le merci da qui... Partivano per tutto il mondo. Perché un altro porto importante era Trebisacce, che collegava Crotone. Trebisacce uno, Crotone l'altro, sì. Ma Trebisacce negli anni storici, nel periodo importante Saracene, eccetera, c'era questo momento importante delle grandi merci che arrivavano anche dalla Puglia e da altre, dalla Grecia, eccetera. Adesso non arriva più niente. Era meglio quando si stava peggio. Al tempo dei greci, il tempo dei greci 3.000 anni fa, qui c'era una civiltà fiorente, c'erano città di 100.000 abitanti, oggi ci sono paesini. Se uno pensa a Mongiane, le ferriere, quello che abbiamo fatto con le ferriere, è vero? Questo è lo stemma del Borboni. Borboni, è vero, barone. No, non c'entra niente. Però i Borboni all'epoca... I Borboni all'epoca qui hanno portato... Hanno portato ricchezza. Ricchezza. Però poi raccontando le ferriere di... I repubblicani no. Hanno portato via tutto a Milano. A tutto. C'erano dei forni, Torino.
Venezia, poi a Milano. Sì, poi Milano, però e questi fondi... Adesso è a Venezia, però. A Venezia. Ah, sì, beh, poi Salvini sta portando via tutto. Oh, è arrivato al 40%. Aumenterà ancora. Cioè, più lo maltrattano, più aumenta... Sì, in Calabria anche, eh? Molto presente. Molto presente. Tu sei con lui? Assolutamente sì. Hai capito? Cioè, tu, Lega Sud, Lega Nord. Lega Sud. Bene, allora... personaggio? Sì. Non è un personaggio? È un, un grandissimo cliente. Non viene, non viene, come si chiama? Luca, Luca. Luca? Hai un nome, Luca? Vieni, avvicinati. Vieni. No, perché ti devo dire questa di Massimo Troisi. Dovevano decidere per mettere il nome al figlio. Non so se ti ricordi il film di Troisi. Come lo chiamiamo? Massimiliano. Dice, no, è troppo lungo. Luca, veloce, arriva. No, era Ugo. Però per chiamarlo, Luca... Mi sono inventato questa cosa. Senti Luca, intanto è un personaggio, vedo anche la presenza, il fisico. Fai ginnastica qua, fammi capire. No, non è che faccio ginnastica qua, mi trovo bene qua, cioè nel senso vado a correre tutti i giorni. Tutti i giorni, sì, c'è un accento che bisogna avere un certo stile. Un certo stile, ma senti, ma l'accento che arriva da su, ma tu sei nato... Un po' originario qua, sì. Quindi il sangue c'è nelle vene, sangue esatto, calabrese. Sì, 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 metà calabrese e metà veneto, mio papà è di qua, di Portigliola. Portigliola, poi, sì, sì, neanche di Locri, è voluto Portigliola, Portigliola sì, sì. Di Locri. Ah, tu dici che discrimino nel senso che non ho... No, 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 vabbè, di Locri. Di Locri. Senti, fammi capire, tu tutte le mattine a che ora? Alle 5 corri? No, no, alla sera. La sera, sera. Ma senti, fammi capire un po', lo dico anche ai giornali, ma quando vedo alle 14 con 40 gradi le persone che corrono, non è sbagliato? No, sono malate, nel senso, se non si vogliono bene, cioè c'è colui che dice voglio accorciarmi la vita, cosa devo fare? Vado a correre alle 2, perfetto. Quindi tutti quelli che vedo alle 14 esatto, che corrono sudati, dati sudati. Masochisti, dicono non c'ho più voglia di vivere, non me ne frega niente. Cosa faccio? Vado a correre alle 2. Esatto, esatto. Vado a morire. Esatto, esatto. Certo che funziona male. Fra. E tanto il 118 dice funziona male. Dice è morto, gli ha preso l'infarto perché alle, a 40 gradi, alle 3 di pomeriggio, alle 2, è assurdo. È assurdo, sì. È una cosa impossibile. Dottore, chi lo fa? In effetti potrebbe essere consigliabile, ma solo sotto la pineta. Sotto la pineta, sotto gli alberi, al fresco. Siamo in macchina, vediamo questa gente che suda, che sembra che il cuore gli si sta staccando, e dice ma chi te lo fa fare? Però io posso chiederti una cosa, io sono Luca. Sì, io sono, anzi, ah, okay. Di Portigliola. vedi allora, che... cioè, tu dici io sono Luca e voi? Io Lino Polimeni. Lino. Ah, ok, perfetto. Vieni, sindaco. Sindaco, venga. Il sindaco di Portigliola, buongiorno. Lino Polimeni, buon pomeriggio. Intanto siamo qui. Piacere di intervistare in una postazione ottima perché c'è il barone Macri e il dottor Monteleone. È stato un piacere. Dove va? Devo andare a correre. No, assolutamente. No, stia bene, guarda, arrivederci. Sindaco, stia bene. Vuole bene. Che ore sono? Lino, ti ma, ragazzi, ciao caro, personaggio incredibile, sindaco di qua, la mia destra, venga di qua, venga, venga, a posto di Luca, straordinario perché ecco, quando si è positivi a raccontare il territorio così, tanto benvenuto in diretta alla trasmissione, Raggio di Sole, programma popolarissimo che accompagna noi, il sottotitolo è Alla scoperta del paradiso Calabria, e siamo arrivati. Benissimo. Ecco, posto migliore non potevate scegliere, questo è un pezzo del paradiso terrestre, paradiso di Calabria. Sì, ma noi abbiamo chiamato, devo dire la verità, ogni volta che arriviamo all'occhi chiamiamo il barone Macri. Beh, lui oramai è il nostro testimonial. È vero, perché lui è un punto di riferimento, perché a parte negli anni lo conoscono tutti per i ruoli che ha avuto nel tempo e quello che continua ad avere da sempre, da quando è nato. E poi anche come l'iniziativa che... prende al di là del però devo dire una cosa, non mi ha mai invitato a una cena quando parla di belle cene, di bell'ambiente, non l'ho mai detto, ma Lino vedi ti aspetto questa sera, c'è della buona carne, del buon vino. Stasera, ti fermi stasera. Non male, non male, parole non male. Abbiamo già prenotato Lino, anche per te. Senti sindaco, intanto una località come diceva Francesco che si divide tra Locri anche i beni stupendi archeologici, scusa, quello legato al territorio. Certo, sì, dividiamo questo parco con Locri e Portigliola, noi abbiamo il Teatro Greco, loro hanno un'altra parte. Anzi, con l'occasione lunedì sera abbiamo una prima nazionale nell'ambito del Festival
di Teatro Classico di Locri Pizzefiri. Siete invitati grazie, anche voi. Grazie. Per questo. Senta, ma con Giovanni Calabrese va bene il rapporto? È importante, sì. Come no? Benissimo, Giovanni. Anzi, cerchiamo di collaborare insieme per risollevare. Luca è già andato via, Luca! No, Luca è andato via, infatti è in Pineta, non sentiamo nulla. Allora, no, per rappresentare questo territorio nel modo migliore, quindi cerchiamo di lavorare per il territorio. Noi giochiamo anche perché i nostri telespettatori sono fidelizzati, ci seguono, amano quello che facciamo e sappiamo di raccontare oggi un pezzo veramente di terra straordinaria. E sempre in positivo. Parliamo in positivo perché il raggio di sole è alla scoperta del Paradiso Calabre. Ci dispiace, bacchettiamo la nostra terra perché vogliamo migliorarla e vogliamo spingere a... Voi avete un ruolo importante. Grazie, in questo perché stimolate a fare meglio e evidenziate le criticità, per cui noi operatori e amministratori locali cerchiamo. Sindaco, sa perché ancora ci perdona la gente, ci perdona tutto, perché il petrolio, il mare, che è il nostro petrolio, ancora si mantiene in una certa maniera e quindi va bene. Se non ci fosse il mare con la grande qualità che ha, qui veramente potevamo chiudere i confini della Basilicata. Non abbiamo il petrolio, però ogni tanto abbiamo qualcosa. No, dico che il mare è la nostra salvezza, no Francesco? D'accordo. Sì, ma non sempre però, anche quello è un problema. Ci sono giorni che il mare qui è quasi impraticabile. Tu sai che il sindaco di Scalea, Licursi se non ero, si chiama così, il sindaco di Scalea, ha investito 360.000 euro per un depuratore per i grandi fanghi, perché devi sapere che il 15 agosto a Scalea ci sono circa 200.000 presenze, quindi ha investito proprio sui depuratori. Qui non ci sono 200.000 presenze, bisognerebbe investire anche qui su depuratori perché spesso i depuratori di questa zona non funzionano. Bene. Allora, vuoi aggiungere qualcosa? Carlo, Bruno, Longo, vedi come lo ricordo? Suona bene anche, no? Senti, io ti ringrazio, puoi invitare i tanti giovani, venite a trovarci. Quindi. Beh, certamente. Un ombrellone e due sdraio quanto? 10 euro al giorno. Mica caro! Cioè, veramente, 10 euro? Due lettini, 10 euro al giorno, sì. Se fai una per il pranzo e una per il cena... Poi si andrà a vedere. Prima. La cosa importante è che tu... C'è un sito? Certamente, com'è? Abbiamo una pagina Instagram e una pagina Facebook. Facebook qual è la pagina? Loa Beach Club. Loa Beach Club, Portigliola, esattamente. Reggio Calabria. Ecco. Il mare è gratis. È la consulenza dermatologica. Ecco, a proposito, abbiamo anche una consulenza dermatologica che è importante, di livello, che in pratica, perché poi tu che succede? Che è un fatto di deformazione professionale. Mentre cammini, guardi le persone, se hanno nei, se c'è qualche problema. E ti è capitato in spiaggia di dire guarda che questo non mi piace? Anche nell'acqua. Anche nell'acqua del mare, per questo ho conquistato e ho un sacco di amici per la pelle. Amici per la pelle. Sindaco. E sentite una consulenza fiscale, c'è il sindaco. Grazie, commercialista. Commercialista, sì. La ringrazio, abbiamo già dato. I can feel your love pulling me up from the underground. Nifral Sviluppo SRL Expert Calabria, specializzato nella vendita di piccoli e grandi elettrodomestici, telefonia, fotoottica e informatica. Expert, gli esperti, siamo noi. Sfoglia il nuovo volantino Expert e scopri le migliori offerte, i prezzi più bassi, il sottocosto e gli sconti. Expert Calabria, risparmio garantito. Le offerte Expert Volantino offrono una vasta gamma di prodotti a prezzi incredibilmente bassi. Inoltre, quando c'è il sottocosto Expert, per gli stessi è applicata un'ulteriore riduzione del prezzo che permette di effettuare un acquisto a cifre ben al di sotto del prezzo ufficiale di vendita. Occasioni da non lasciarsi scappare, da prendere al volo. Nifral Sviluppo SRL Expert Calabria lo trovi in via provinciale Rizziconi, presso il centro commerciale Pegui 5 Frondi, presso il centro commerciale I Portali, Corigliano Calabro. Expert Calabria. Il bello di fare shopping. Nifral Sviluppo SRL, leader nel settore elettrodomestici ed elettronica in Calabria, oggi conta circa 70 collaboratori, 4 punti vendita, di cui 3 megastore. Nifral Sviluppo SRL Expert Calabria. La storia di un gruppo nato dalla passione e dall'impegno per le cose fatte bene. www.expertcalabria.com. Sono
Mr. Bird Grill, la steakhouse che cercavi. Nell'incantevole scenario naturale della Costa Viola, incastonato nello splendido borgo di Scilla, il Miramare Scilla Grand Youth Hostel è la scelta ideale per chi cerca una vacanza all'insegna del relax, del benessere e del divertimento. Ambienti eleganti e moderni, camere ampie e luminose dotate di ogni comfort, con vista mare direttamente sullo stretto. Una terrazza panoramica dove ammirare un tramonto dai magici colori, gustando cocktail e aperitivi in un ambiente molto chic. E per i più piccoli, un'area baby pensata per il loro divertimento. Se invece stai pensando di trascorrere una vacanza in tutta libertà, scegli la Casa Vacanze, un accogliente, confortevole e spazioso trilocale, comodo ed accessoriato, ideale per una famiglia, perfetta per le coppie e anche per un gruppo di amici. Miramare Scilla Grand Youth Hostel, punto di partenza per escursioni, gite e passeggiate, immersi nei meravigliosi colori della natura, alla scoperta di Scilla e dintorni. Una vacanza, infinite emozioni. www.miramarescilla.it. Seguici su Facebook e Instagram. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te. Io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Michele Affidato, orafo. Cosa ti avevo chiesto in apertura? Vai ancora, Asa! E questa è la Calabria, amore! E questa è la Calabria! L'amore per il nostro territorio, quello che giornalmente raccontiamo con questa musica che pompa un po' da DJ attraverso un po' il nostro sole che rappresenta, ecco, che illumina in quel cammino il nostro percorso. Bene, andiamo. Allora, cosa succede? Intanto grazie, lunedì, il saluto a tutti gli amici del Piemonte, ci seguono puntuali, non solo, capita anche che va qualche replica durante il pomeriggio, però la sera, tutti i giorni, da lunedì a domenica, avete amici, parenti in Piemonte, 6.000 abitanti, canale 71, Matrix TV, qua arrivano un sacco di messaggi. Ecco, volevo ricordare gli amici del Piemonte, che sono anche di origine meridionale o che vivono lì in Piemonte, che ogni tanto... Allora, a proposito di meridionali di Terroni, l'altro giorno ho letto su una lavagnetta di un pub del nord Italia, non so se era in Lombardia o in Piemonte, o nel Veneto precisamente, c'era scritto la marca di una birra,
dove invitava i, cioè il titolare invitava a far entrare i clienti dentro questo pub e c'era scritto sulla lavagnetta dove tu di solito segni i prezzi, il menù del giorno, eccetera, e c'era scritto: questa birra va giù come i calabresi nel mese di agosto. Cioè, in pratica, come i terroni, scusate, noi calabresi, come i terroni nel mese di agosto quando vanno giù, cioè quando i terroni vanno giù nella loro terra, scende nella stessa maniera, per fare l'esempio, una cosa incredibile, un po' razzista, un po', ecco, non ancora con questi luoghi comuni, cioè una cosa assurda, terroni, terroni, ma perché? Cioè, dove sono i nordisti? Cioè, i nordici dove sono? Perché dicono che noi siamo tutti terroni. Vabbè, io sono felice e orgoglioso di essere un bel terrone che vive in questa terra, che rimane però in questa terra a rappresentarla. Io non sono andato via, sono rimasto per combattere un sistema, per raccontarlo attraverso il mestiere che faccio, perché forse sono più fortunato di altri che devono lasciare questa terra. Non sto rimproverando chi lascia questa terra. Però probabilmente in Lombardia o in Piemonte, come tanti si seguono al Piemonte, è la regione dove ci sono più calabresi, calabresi, siciliani, pugliesi, ma tanti, la seconda Calabria la chiamano. Quindi io dico che in ogni signore del nord c'è sempre qualcosa, un po' di sud c'è, un minimo, qualche, un po' di sangue sudista c'è, un po' di teruncello c'è, secondo me. O se non è il papà e il nonno, di origine la mamma, la zia, la cugina, c'è sempre qualcosa, ecco, cioè, secondo me, poi mi sbaglio. Poi Roma, per esempio, il nostro amico Monteleone vive a Roma, l'abbiamo ricordato, 300.000 calabresi solo nella capitale. Salutiamo anche gli amici a Roma che ci seguono anche attraverso lo streaming. E allora, cosa è successo? Sabato, quindi tornando da Locri, un amico che si chiama Damiano, che salutiamo, è un amico che lavora in banca all'Unicredit, ciao Damiano, è diventato ultimamente ballerino. Mi ha segnalato questa cosa per il secondo anno consecutivo, ha detto: guarda, mi voleva venerdì, io venerdì non c'ero, ero stanco perché avevo lavorato su Amantea, sul Tirreno, cioè, e tu facciamo la seconda serata. Abbiamo incontrato questi maestri, abbiamo incontrato la sera tanta gente fantastica. Tra l'altro lì ho incontrato anche l'amico Ezio De Domenico, che è il responsabile Anza Calabria, ciao Ezio, e la sua signora. E quindi diamo la possibilità a chi, vedete, anche con poco, perché lo dico ai tanti amici che ci stanno guardando dalla Calabria, ma dall'Italia adesso, basta poco, una piazza, una location bellissima, perché lì era una piazzetta all'ingresso di Soverato. Saluto il sindaco di Soverato, ma anche l'amico Emanuele Maruso, che parla del turismo, mi ha chiamato proprio per ringraziarmi, perché ha saputo che ero stato lì sabato sera. Di fronte al Palazzo Gregoraci, bellissimo, illuminato, il lungomare, il lido più antico e storico di Soverato, 1870, dell'amico Franco Vitale, e l'amico mio, ce l'hai quell'americano? Come, finito il Bagna Grecia Film Festival ieri, poi Cassandra, la giornalista Cassandra Porcini, mercoledì farà uno speciale splendido da non perdere. Come si chiama quell'attore americano che ogni tanto si trova Soverato? È quello, sì, simpatico, sì, quello, no, non ce l'hai? Pompi, non ce l'hai? L'amico Pompeo? No, personaggio. No, è un personaggio, no, Pompeo è un personaggio, pensavo che avessi capito, ho parlato di attore americano, perché ultimamente poi lui ha frequentato il Bagna Grecia, un sacco di attori, anche l'amico attore che è stato domenica al Magna Grecia, vuol dire, era lì come se fosse di casa, se ce l'hai, se no va bene, lo salutiamo un'altra volta, perché veramente è un grande amico. Allora, a proposito di vacanze, quindi Soverato, cosa abbiamo fatto? Abbiamo registrato questa serata. Allora, al sindaco, dico un esempio, di Roseto, per dire Roseto, o al sindaco di Portigliola o di Locri o di Reggio Calabria, o che vi devo dire, un'altra città a caso, so, Diamante, in giro per la Calabria, anche all'interno del territorio, nell'entroterra calabrese, per esempio, si sta facendo molto mare, poca montagna. Perché? Perché i sindaci e coloro che hanno fatto il turismo della montagna,
come Gambari da Spamonte, che salutiamo tutti gli amici di Gambari, e vado a trovare prossimamente il sindaco di Gambari da Spamonte, perché l'amico Franco Praticò mi ha inviato proprio il numero del sindaco di Santo Fermi da Spamonte. Sì, vediamo come si chiama, Santo, vediamo un attimo. Si chiama questo sindaco Francesco Malara, sindaco di Santo Stefano da Spamonte, Gambari, che è il territorio. Sindaco, la chiamo perché voglio incontrarla per andare lì a Gambari. Cos'è successo? Tanto mare, 90% del mare, se ne parla tanto, poco della montagna. I sindaci, assessori al turismo, le parrocchie del territorio, i GAR, tutto quello che dovevano fare per Villaggio Mancuso, Villaggio Palumbo, Loricca, Camigliatello, eccetera. Ecco, l'americano era questo, vedete, non so se, vedete, guardate che stile che ha, guardate, e lì, lì siamo assoverato, perché giorno 11 siamo alla Lazzarella, è Lido che sta andando alla grande, qui sono le immagini di Soverato, a proposito di Soverato, salutiamo Pompeo, giorno 11 saremo alla Madonna a Mare, a Soverato, per raccontare, guardate che mare e che meraviglia abbiamo qui a Soverato come immagini, quindi domenica giorno 11 alle 16.30 saremo davanti alla chiesetta dove la storia dei Caminiti con la Madonna a Mare la racconteremo come da tanti anni raccontiamo questa città, con la gente che si butta in acqua, a mare, per essere benedetta, bellissimo, guardate un po' che posto meraviglioso. Torna in studio. Dicevo, cosa hanno fatto? Guarda che immagine, guarda, loro lasciano questa immagine, questa là, vedete che sempre, lui è un bravo responsabile bagnino, guardate che spiaggia, che mare che abbiamo, guardate, guardate come è trasparente, come turchese, purtroppo mancano le strutture alberghiere. E il sindaco, l'assessore anche Amoruso, mi dà ragione in merito alla critica che sto facendo, che dovevano pensare negli ultimi 30 anni a creare strutture, invece hanno fatto i palazzinari, hanno pensato solo a intascare soldi in un posto così bello e meraviglioso, dove ci devono essere 50.000 turisti in questa giornata, oggi 5 agosto 2019, a Soverato ci dovevano essere 50.000 turisti se avessimo avuto le strutture alberghiere. Purtroppo, con una bellezza del genere, con un territorio meraviglioso così, non riusciamo ad avere neanche 500 posti letto. Ma dove dobbiamo andare? Bene, non mi fate arrabbiare che è meglio. E allora, andiamo avanti, perché la città, con l'organizzazione molto pulita, molto ordinata, c'è un cambiamento, i dossi, anche sulla sicurezza, i complimenti al sindaco, a Emanuele Maruso, tutti questi dossi che danno anche la sicurezza ai passanti, a coloro che passeggiano sul territorio, una città più controllata, e questo l'abbiamo verificato. Andiamo lì in quella piazza con uno scenario unico, e lì ho trovato un maestro del tanghero, tutti che ballavano, perché poi alla fine, vedete, quando io poi, cosa dicevo agli amici, ma anche allo stesso Ezio De Domenico, responsabile Anza Calabria, ho detto, Ezio, il problema è che in Calabria non abbiamo una balera, c'è un posto dove si balla e dove si investe per una balera, dove vengono le orchestre romagnole per ballare, o degli spazi ad hoc dove si balla il tango, il liscio, la marzucca, tutti i balli, balli straordinari che raccoglie sicuramente tanta gente. Non abbiamo una balera in Calabria. Come mai non hanno investito a fare una grande balera dove le orchestre, dove le serate meravigliose può creare in una città turistica come Soverato, come Tropea, come Capo Vaticano, come Nicotera, Diamante, che vi devo dire, Roseto, non c'è una balera. E allora il nostro limite, torna in studio, è proprio questo. Non avere una balera che organizza e fa ballare all'aperto come quasi un anfiteatro, al chiuso, con i servizi, con il ristorante, con i bar, una cosa seria. No, non ci si pensa a questo, ci si pensa a fare villa schiera, ville su ville e palazzi nei posti più belli della Calabria, e nessuno investe sul turismo e sulle infrastrutture che servono per fare turismo. Ecco perché poi mi arrabbio. E andiamo a Soverato. Questa è la Calabria che vogliamo vedere, la Calabria delle immagini belle che abbiamo raccontato questa mattina nella Locride, perché abbiamo fatto vedere un mare splendido. Ionica regina, spesso dimenticata, ma non da raggio di sole. Nel percorso ci hanno coinvolti in un tanghero, e quando si tratta del tanghero non puoi, Francesco,
e Eva. Eva, compagni nella vita, perché si sono conosciuti prima di ballare, sì. È vero Francesco? Quindi un racconto bellissimo, quando tu vedi in una città come la Perla dello Ionio che è soverato in un contesto del genere, con il Palazzo Gregoraci alle nostre spalle, uno scenario, il lungomare soverato, un sabato sera straordinario, non può che mancare che il tanghero. Francesco, una bella cosa. Sì, una bella cosa. Il quarto anno che facciamo questa manifestazione, soverato in tango. La nostra passione, la nostra accademia, Francesco Panei ed Eva Petruzzi Tango Academy, con l'aiuto del comune qua di Soverato e con l'aiuto anche dei contributi rilasciati dalla BCC di Montepaone e dalla Camera di Commercio di Catanzaro, siamo riusciti a fare questa manifestazione meravigliosa. Beh, ringraziamo la banca, ma anche Daniele Rossi come presidente della Camera di Commercio. Ovviamente, ovviamente. Una bella occasione quella di coinvolgere i privati, frequentare la scuola, un'aggregazione diversa, no? Quella di creare tendine non d'inverno, ma anche d'estate. Sì. Quello che dico sempre è che noi abbiamo iniziato per fare qualcosa insieme, non per diventare ballerini professionisti. Questo è avvenuto molto dopo, 18 anni fa, abbiamo iniziato per fare un hobby insieme, normalmente come tutti coloro che vengono a ballare il tango, che si avvicinano a questa meravigliosa cultura. Durante l'inverno lezioni, il sabato si va a ballare la milonga, un luogo dove socialmente... La milonga! Sì, dove... Cos'è la milonga? La milonga è sia il luogo dove socialmente si balla il tango e sia un ballo. Sia la milonga? Sì, sì, la milonga. Un balzo, un tango, cos'è? Questa qua, questa che ascoltate ora, è più veloce, si gioca con la musica. Cioè, questa per far capire un attimo anche al volo, mentre registriamo, cosa si può fare. Eva! Tutto improvvisato, sempre tutto improvvisato. Ma così deve essere, perché io amo l'improvvisazione e amo scoprire passo dopo passo quello che avviene nel nostro territorio. Insieme a questo pezzo meraviglioso, Eva, beh, tanta passione. Sì, tantissima passione e tanta voglia di condividere l'abbraccio, che è il punto forte del tango. Abbracciandoci si sente tutta l'energia dei nostri corpi che si ascoltano. Okay, poi in qualche maniera si dimentica quello che c'è a casa, le frustrazioni, un po' quando arrivi in questo mondo è come se fosse volti pagina. È vero, assolutamente sì. E quando uno balla tango pensa solo a questo. Pensa solo a questo? Sì. Beh, diciamo che è bravo lui adesso. Sì. Quindi c'è passione, un compagno nella vita, il ballo è diverso, no? Direi che c'è una marcia in più. C'è una marcia in sì. più. Francesco, tra poco voi farete un'esibizione per Raggio di Sole, programma sì. popolare non solo in Calabria ma in molte regioni d'Italia dove ci stanno guardando. Tanti anche i piemontesi, perché abbiamo 6 milioni lì con il canale 71 e Matrix TV, dove ci seguono tutte le sere dalle 21 alle 23. In questo momento è finita la trasmissione in Piemonte, anche perché viene replicata la puntata in diversi orari. Questa è la cosa straordinaria, che tanti calabresi che sono in Piemonte, e tu sai che il Piemonte è la seconda Calabria, tanta, e ci seguono, ci scrivono messaggi, vivono questo momento straordinario di chi non può essere qui con il cuore, cioè può essere con il cuore, non fisicamente, e ci guardano televisivamente. È un po' il racconto degli immigranti argentini. Bravo, bravo. Questo è. Racconto degli immigrati argentini, sì, è vero? Loro hanno scritto tantissimo del tango, raccontando le loro emozioni, raccontando la nostalgia della loro terra. Ma tu balli, Ezio? Non balli? Scusa, Ezio. Ciao Ezio, come stai? Ciao, benvenuto e ben trovato, Ezio. Salve signora, come sta? Beh, una bella cosa, dicevo che questa è la Calabria che vogliamo, Ezio. Assolutamente sì. È bello che la gente si diverta in modo sano. Io ho avuto modo di apprezzare le qualità professionali sua e della sua partner, assolutamente bello e molto suggestivo, affascinante, perché il tango è sicuramente il ballo. Prego.
sensuale. Beh, la cosa che intanto io ricordo da piccoli i miei genitori che ballavano, c'era questa passione e noi guardavamo con questo fascino questi grandi che ballavano il tango, il valzer, la mazurka, la musica che in qualche maniera anche con gli emigrati argentini, parlavamo poco fa del Piemonte e di tanti calabresi che ci seguono in Piemonte, no? E quindi noi trasmettiamo l'amore e quello che c'è in questo territorio anche lì in tante regioni. Diciamo che il ballo liscio è sicuramente patrimonio di certe regioni d'Italia, però in Calabria io vedo che c'è tanta passione per questo ballo e quindi, come dire, diffondere questa cultura è una cosa molto bella. C'è una critica giornalistica, quella di non avere una balera seria, per esempio in Calabria, e questa è la cosa che io ho rimproverato. Lo dissi al maestro l'anno scorso, dove in tanti luoghi come non so, Diamante, Praia Mare, Tropea, Soverato, non si sono attrezzati professionalmente per una balera, cosa che è un mercato ricchissimo dove puoi ritrovare insieme alla qualità della gente un grande spettacolo, un grande ritrovo. Sarebbe sviluppato e sostenuto. Purtroppo, che vuoi, qui ognuno fa le cose con le proprie forze, ma le fa. Io però ti posso dire che in Calabria c'è una grande cultura anche di questo tipo di ballo. Allora le dico questo, ho un suocero di 85 anni che ancora ha sempre ballato e ancora balla e balla queste cose, guai a fargli ballare altro. Suo padre è una grande passione. Grazie Ezio per la testimonianza anche alla tua signora, questa mi fa piacere. Mentre sentiamo la musica, Eva, qual è il pezzo che ci farete? Perché noi abbiamo bisogno di sentire qualcosa, anche come diceva Ezio, farci trascinare con le immagini. Abbiamo un bravo operatore che vi seguirà nei vari passaggi. Allora, noi stasera balliamo eccezionalmente per raggio di sole. Sì, perché la nostra... Ma noi eccezionalmente siamo qua. È stata ieri sera, però mi auguro che vi riusciamo a deliziarvi con un pezzo di Osvaldo Pugliese. Osvaldo Pugliese. Pugliese. Osvaldo Pugliese, quindi in maniera eccezionale è un pezzo com'è che ha bisogno di passione, grinta, passaggi, cioè dei passaggi, c'è una tecnica particolare. No, non c'è una tecnica particolare, bisogna seguire la musica, lasciarsi andare, e la musica arriva alle orecchie e si diffonde nel cuore e il corpo va insieme alla ballerina. Vedrete? Tanta adrenalina nel corpo. Vedrete. Noi continuiamo ancora insieme ai tanti, ecco, le famiglie, ma queste coppie che ti hanno seguito sono quelli che poi sono l'anima di questo spettacolo. Ovviamente, l'anima dello spettacolo, non è, il tango non è uno spettacolo, il tango è una cultura meravigliosa. Qui abbiamo stasera il DJ, musicalizzador, che viene dall'Uruguay, da Montevideo. Ah, da Montevideo, ma non c'era l'anno scorso? No, un nuovo musicalizzador. Un nuovo musicalizzatore, perché praticamente le tecniche, le musiche, non è semplice scegliere il pezzo giusto per far ballare. Sì, la musica sempre per ballare, sempre, más que bueno o malo, che sia motivante. Che te motivante al cuore, cuore, no, motivante, che ti deve trascinare. È come il calcio. Te tira, claro, te tira. Come il calcio, se hai un campo di gioco buono, se è di terra no, questo è lo mio. La vostra professione, dicevo Eva, è una professione importante perché camminano di pari passo con voi, no? Assolutamente sì, la milonga senza il DJ non esiste. Ci vuole un'esperienza acquisita sul campo, conoscenza dei pezzi, la storia, delle musiche e degli autori, così? Assolutamente sì, sì, sì. Una passione che nasce come, maestro? Sempre fui DJ, dello 12 anni come musica disco, sì. E è nato nel Rio della Plata il tango Balla Sangre, come l'italiano. Ese de mare, hijo de italiano, el tango, la sangre italiana, y a mí también. Grazie. Francesco, scusa, avere un DJ legato a questo genere musicale è importante per anche la serata, no? È molto perché importante. Se sbagli il DJ, sbagli la serata. È ovvio, non motiva la gente a ballare. Il DJ, fondamentalmente il musicalizzador, come viene chiamato nel tango, ha una linea, cioè tiene la pista sempre piena e quindi la voglia sempre di ballare, cercando sempre di sentire il polso della... Se la pista è piena è bravo il maestro, è bravo il DJ. Bravo il DJ. Bene, continuiamo ancora. Allora, con le immagini, con la musica, coinvolgendo sicuramente i tanti appassionato, sì. A quelli che sono gli appassionati che sono lì in pista da tutta Italia, da tutta Europa, vengono da tutta Italia, francesi, ah, sì? Belgio, sì sì,
Emigrati sempre? Ma qualcuno in vacanza, qualcuno è emigrato. E quando ha saputo della serata? Genova. Bene, sono in vacanza qua? Sì, sì. Meno male. Musica, tra poco avremo la possibilità di seguire anche l'esibizione di Francesco e di Eva e tra poco vedremo anche questa appassionante. Credo di sì, lo vedremo. A tra poco. Musica! Bene, questa sera, proprio in via del tutto eccezionale e straordinaria, perché sono venuti questi nostri amici della TV, ci hanno chiesto di fare un'altra esibizione. Forza, pure Polimeni deve venire qui, anche lui deve venire. Come no, il tango è per tutti, basta solamente camminare. Basta camminare? Sì, perfetto. Allora, ora donne, approfittate di questi uomini. Quindi,
prendetene uno, poi io... Forza, andiamo. Dai. Quindi, forza, donne che siete sedute, vi lamentate sempre, ora è il momento di rifarvi. Prendete un ballerino, per favore, veloci, forza, dai. Donne, un ballerino alla volta, tanto poi lo cambiate, come la vita. Poi lo cambiate. Al mio cambio, ascoltate uomini, per favore, ascoltate uomini, per favore. Allora, al mio cambio, lasciate la donna con cui state ballando, che rimane ferma lì, e andate a prendere la ballerina successiva. Va bene? In modo che così ci conosciamo tutti, facciamo amicizia e balliamo tutti. Non sono bravo. Guardi la telecamera. Io mi fermo. Possiamo chiudere, diciamo che a un certo punto ti ho visto che una ne prendevi, una, cioè c'è un passaggio, oddio, capisco che il maestro coinvolge tutti a fare il passaggio delle donne che cambiano, perché questo giro è previsto, maestro? In realtà nel tango si cambia ogni 4 brani, quindi ogni 4 brani si cambia, compagna. Ma scusa, ma il tango, gli argentini, c'è anche una sorta di gelosia dietro a tutto questo, perché il tango mi pare che c'è grande passione, amore, no? Ma non sempre c'è grande passione, amore. Grande passione la dà la musica, dà l'emozione, no? Ma in realtà sempre si chiede, se arriva una coppia, si chiede al ballerino con cui lei è venuta, come forma di cortesia, se si può ballare con la ballerina. È una consuetudine. E di solito la risposta? Eh sì. Eh sì, se il ballerino è bravo, se no... Sei tu bravo! Se il ballerino è bravo, altrimenti la donna, diciamo, un pochettino... Non accetta, diciamo. Senti, abbiamo in rappresentanza di tante coppie che sono qui questa sera a Soverato. Ho detto che questa è la Calabria che vogliamo vedere, quella bella, spensierata, piena di passione, tranquillità, una serata speciale. Ecco, cosa dicono gli amici? Beh, gli amici intanto vengono da ogni parte della Calabria per questo evento speciale che è Soverato in Tango. E a noi fa molto molto piacere. Gli amici vengono perché c'è sotto la passione, questo interesse tremendo, enorme per il tango, che a noi ha preso tantissimo
grazie ai nostri maestri, ad Eva. Grazie. Senti, ma mi diceva poco fa una coppia, ha detto, senti, chiedi al maestro come mai, malgrado i 30 gradi, non suda mai cravatta e giacca. È speciale. Io ho detto che... No, no, in realtà, perché noi non mettiamo tanto sforzo nel ballo, non c'è tensione, c'è naturalezza del movimento. C'è tanta adrenalina dentro. Però. Ovviamente, nel cuore. Quindi hai un compagno che non suda. Bene maestro, grazie, bella occasione anche per voi. A te, il redondeo con il tema del baile, è tan magico il baile che a veces tu baila con una... Io? Con una maestra. Tu balli, no, io. Y puede ser que yo sienta mejor el baile con una alumna de ella. Ho capito, cioè dice se balli con una maestra, una brava, può darsi che riesci a... A prendere. È molto di sorpresa, di emozione. Quindi io devo prendere una brava. Quindi se prendo una brava, sì che... Il tango dura 2 minuti, se no 10 minuti. È così. E attenzione anche ai piedi. Sì. Grazie. Senti, com'è? Tutto a posto? Bella serata. Io voglio parlarvi di consapevolezza. Quando si parla di Calabria positiva, la consapevolezza è quella di avere due campioni del mondo che sono calabresi. E io ho avuto la fortuna di incontrarli e mi hanno fatto innamorare di questa passione. E frequenti anche tu? Frequento anche io l'Accademia di Francesco Panei ed Eva Petruzzi, sono penso il meglio che possa esserci in Italia. Noi siamo fortunati e non lo sappiamo a volte. Quindi questa... bravi maestri italiani, bravi maestri, ma soprattutto calabresi. Calabresi, la Calabria è bella, è quella che raccontiamo. Quindi siete a Soverato, dove? A Catanzaro, dove? Allora, a Soverato siamo... Ma anche perché molti chissà dove rimangono. Noi facciamo lezione il lunedì a Soverato presso la scuola Excedra, martedì a Pizzo Calabro, mercoledì andiamo a Palmi, giovedì andiamo a Catanzaro Lido. Itinerante. Quindi ogni giorno della settimana è giro per la Calabria. Poi come fa Raggio di Sole alla scoperta del paradiso Calabria. Questa volta abbiamo trovato un altro paradiso, quello del ballo, della passione e dell'amore. Grazie. Grazie a voi. Il 95% degli incendi sono causati dall'uomo e oltre la metà sono di natura dolosa. I danni che provocano sono molteplici: dissesto idrogeologico, deturpazione ambientale e paesaggistica. Le conseguenze per l'equilibrio naturale sono gravissime ed i tempi per il riassetto dell'ecosistema molto lunghi. Imprudenza, disattenzione ed ignoranza stanno distruggendo il patrimonio forestale, un'immensa ricchezza per l'ambiente e l'economia. L'incendio non è uno spettacolo. Non bruciare il tuo futuro. Difendi il paradiso Calabria. Per segnalare gli incendi boschivi, chiama Calabria Verde al numero gratuito 800 496 496 oppure 115 Vigili del Fuoco 112 Emergenza Nazionale. Naturium, cibo e natura, o meglio, bio per tutti. William, cosa ci proponi? Sì, esatto, l'assortimento più vasto al prezzo accessibile. Partiamo dai latti e le gallette, latti vegetali, abbiamo i yogurt, le alternative per vegani e vegetariani, la frutta fresca con scarichi giornalieri, solo e esclusivamente biologica, tutta tracciabile italiana. Abbiamo anche i semi, la frutta secca, per poi passare al reparto colazione con biscotti, fiocchi, riso, succhi e marmellate, veramente ce n'è per tutti. I grani antichi, la pasta e le farine, e da poco abbiamo introdotto anche il pane fatto con farine calabresi, macinato a pietra e cotto a forno a legna. Abbiamo anche un ottimo reparto cosmesi, tutto esclusivamente certificato biologico. E adesso dove mi porti? Ora Lino, ti sorprenderò portandoti nel nuovo punto vendita che abbiamo aperto a Cosenza, marchio Naturasì. Il comandante e l'equipaggio vi danno il benvenuto a bordo di questa splendida e famosa località balneare della costa tirrenica, Amantea.
importante centro di arte e cultura, dove trascorrere una vacanza all'insegna della scoperta e del divertimento. Bella e Verace è nota per le sue specialità gastronomiche e per le numerose bellezze storiche, come la chiesa di San Bernardino da Siena e l'imponente castello di età bizantino-normanna, con un suggestivo centro storico tutto da esplorare. Una vera e propria perla della Calabria, circondata dall'incantevole scogliera di Coreca. Il divertimento è assicurato. Ce n'è per tutti i gusti e tutte le età, dallo shopping per le vie della città alle notti bianche, dagli spettacoli pirotecnici alle serate a base di musica fino all'alba. Condizioni ambientali, mare blu, fondali affascinanti e spiagge incantevoli. Lasciati avvolgere dalla bellezza del Mar Tirreno. Tempo stimato di permanenza a tutta l'estate e non solo. www.comuneamantea.gov.it. In collaborazione con Hotel Village La Principessa. E sei veramente in vacanza? Azienda agricola Michele Ruggero. Coltiviamo una passione. Il Sombrero Ristorante Pizzeria. In ogni piatto un mondo di sapori da scoprire. Bar Caruso. Caruso, qualità, gusto e tradizione dal 1933. Tyrrhenian Park Hotel. La magia del sì, la bellezza dei parchi, il trionfo del gusto, la carezza della spa. In una sola parola, il tuo arcobaleno di emozioni. Antonio Pagliaro, la moda 2019 con prezzi online. Ottica Ciccia, il benessere per i tuoi occhi dal 1954. Ottica Ciccia, una storia fatta di passione. Vi aspettiamo. La cosa straordinaria della passione, del cuore, di come si balla in un contesto alla scoperta, come dico io, del Paradiso Calabria, trovi anche come passare le serate, se sono organizzate bene. E poi la cosa straordinaria è che c'è bella gente, ma noi non vi abbiamo fatto scoprire, anche se abbiamo salutato e c'era la pubblicità, è normale che era, diciamo, finiva l'intervista e abbiamo legato la pubblicità. Ma non è finito il servizio perché è il secondo ballo dei campioni, guardate un po' come ballano e come si muovono, che poi dopo la fine di questo ballo tutta la gente continua a ballare al ritmo straordinario e io immagino anche in tante località estive con i tanti turisti che arrivano nella nostra regione a ballare così. Grazie regia. Domingo grato en la retereta de aquel pueblito que la gitana vio al paisanito y en sus ojazos brilló el amor. Cerca le dijo: si tú me dieras una moneda yo te diré cuál es tu suerte, ay si supieras. Y al paisanito le dio a entender: yo sé que por ti suspira de amor quien te ama con toda su alma, morena de ojazos negros que sufre por ti sin calma. Tú no entenderás y triste se irá llorando tu piel morena, tenderás en tu pecho pena porque su amor no vendrá. Thank you.
porti tu figlia di amor, quien ti ama con toda su alma, morena de ojos negros, que sufre por ti sin calma. No entenderás si triste seguirás llorando tu piel morena, tendrás en tu pecho pena, porque tu amor no vendrá. Domingo grato, en la retereta de aquel pueblito, que la gitana vio al paisanito y en sus ojazos brilló el amor. Cerca le dijo, si tú me dieras una moneda yo te diré cuál es tu suerte, ay, si supieras. Y al paisanito le dio entender, yo sé que por ti suspira de amor quien te ama con toda su alma, morena de ojos negros, que sufre por ti sin calma. No entenderás si triste seguirás llorando tu piel morena, tendrás en tu pecho pena porque tu amor no vendrá. Ristocco, azienda leader a livello internazionale nella lavorazione, nella trasformazione e commercializzazione dello stoccafisso e del baccalà. Lo stabilimento di Cittanova è un complesso all'avanguardia nel sud Italia. Due strutture di quasi 3.000 metri quadrati. Stocco e Stocco si contraddistingue per la qualità, garantita dall'accurata selezione delle materie prime direttamente dalla Norvegia e dall'Islanda, e per la tradizione. Stoccafisso e baccalà vengono immersi nelle acque dello Zomaro, note per la ricchezza delle sostanze oligominerali, conferendogli un sapore delicato e inconfondibile. Tutte le fasi della lavorazione sono eseguite secondo metodi rigorosamente artigianali, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e da personale altamente qualificato, portando sulle nostre tavole prodotti gustosi e genuini. Novità, i prodotti a lunga conservazione. Stocco e Stocco, tramite il sistema HPP, immette sul mercato alimenti di elevata qualità in grado di essere conservati a lungo senza l'utilizzo di conservanti. Stoccafisso e baccalà, gusto e tradizione a tavola. Cittanova, Reggio Calabria. 0966 65 5606. www.stoccoestocco.com. Lasciati sedurre dalla storia. San Giovanni in fiore, un immenso paradiso ad oltre 1000 metri di altitudine, nel cuore del Parco Nazionale della Sila, circondato da un passato ricco di significati. Visita l'Abbazia Florense, autentico tesoro di arte e di cultura, scrigno ed emblema di una tradizione spirituale e culturale, la cui nascita è legata alla straordinaria figura dell'abate Gioacchino da Fiore. Scopri il fascino dei suoi paesaggi per conoscere meglio le sue bellezze naturalistiche, parchi naturali ed incontaminati dove passeggiare, sciare e rilassarsi. San Giovanni in Fiore, capitale della Sila. Il comune di San Giovanni in Fiore in collaborazione con Panificio Fratelli Mancina,
Dal 1962 sforniamo solo pane fresco ed artigianale, l'amico di tutti i giorni. Vi aspettano a San Giovanni in Fiore. L'aroma che emana rappresenta il risveglio più dolce al mattino. Macchiato o lungo, ristretto o corretto. Il modo ideale per cominciare la giornata. Terminare un pasto o fare semplicemente un break. Caffè Guglielmo. Il caffè che fa centro dal 1943. Scegliamo con cura i vari tipi di caffè che importiamo. Ne valutiamo attentamente le qualità organolettiche per garantire l'inconfondibile aroma e gusto. Ti aspettiamo nei nostri store, dove troverai tutti i tipi di capsule di varie miscele, per esaltare tutta l'eccellenza del nostro caffè, oltre ad un'ampia gamma di bevande per tutti i gusti, come camomilla, orzo, tè, ginseng. Inoltre, confezioni regalo, confezioni speciali del caffè Guglielmo, caramelle Guglielmo, liquore al caffè Guglielmo, ideale per chi ama un digestivo deciso e originale. E non solo, abbigliamento brandizzato Guglielmo. Novità, capsule monodose compatibili con il sistema Nespresso. E poi ci sono anche le macchine a capsule di vari prezzi e colori per regalarti tutta l'eleganza e la praticità in un formato ideale. Pensate per ogni tipo di spazio. Il sistema a capsule è il più semplice e comodo. Basta inserire la capsula all'interno dell'apposito vano e spingere un pulsante. In pochi secondi la bevanda calda ed aromatica è pronta. Caffè Guglielmo, gusto inimitabile. www.caffeguglielmo.it. Vento che viene dal mare mi dice che è già primavera ed in un attimo scompare quella nostalgia leggera che mi prende. Porque un lago de pronto se vuelve con ella un océano y el latido del mundo te envuelve por donde va. Come un suono, un silenzio d'estate, delle foglie, degli alberi. Todo tiene música si está solo con lei. Non importa pioggia o vento, prenderemo quello che verrà. Quando stiamo insieme sento che sono a casa mia in ogni città. Sin un destino, sin un plan y sin complicaciones. Una canzone, por las calles las canciones. Un día dura apenas un momento, cuando estoy con ella se me olvida el tiempo. Porque anche per terra se accende una stella negli occhi suoi, è tutta un'altra musica con lei. Solo si está, no importa lluvia o viento, lo que tenga que venir vendrá. Cuando estamos juntos siento que estoy en casa en cualquier ciudad. Senza preavviso anticipo, senza destinazione, andremo per il mondo come va. Per le strade una canzone. Fino all'alba non dormono, perché la vita è un miracolo da vivere, para vivir. Por ella sé que hoy nuevos amores comenzarán, y las guitarras van a tocar sotto le stelle una canzone.
per lei. Baila, baila. Non importa pioggia o vento, prenderemo quello che verrà. Quando stiamo junto siento que estoy en casa en cualquier ciudad. Senza preavviso, anticipo, senza destinazione. Iremos por el mundo como van, por las calles las canciones. Hey. Italia y Puerto Rico, dame, dame una canción, hermanito. Por las calles, las canciones. Italia, Puerto Rico. Yeah, yeah.